Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul canale. Sono in macchina con l'amico Edoardo Fregoso. Stiamo andando ad Alessandria, dove abbiamo appuntamento in procura con un maresciallo dei carabinieri che, come vi avevo già anticipato, ci consegnerà il fascicolo d'indagine sulla morte di Laura Iarossi e vedremo cosa c'è dentro. Anche se io mi aspetto già che non troveremo molte risposte sulla causa della morte, quindi non troveremo le perizie, e che ho fatto richiesta in forza dell'autorizzazione del procuratore anche alla medicina legale di Pavia, e la medicina legale di Pavia mi ha risposto che nel 1991 all'epoca risulta che dai loro registri che l'autopsia è stata fatta, come avevamo detto, dal professor Renato Garibaldi, ma che si trattavano di consulenze esterne, quindi individuali, affidate dalla procura, erano indipendenti dall'istituto di medicina legale, quindi lì non conservano copia dell'autopsia. Vedremo come fare. Se sarà mai possibile recuperare una copia, anche perché il professor Garibaldi risulta morto, mi pare, nel 2017, e quindi penso che sarà difficile trovare un suo archivio privato. Allora, siamo appena usciti dal tribunale, abbiamo ottenuto l'incartamento che non è molto grande, riguardano le prime indagini, quindi probabilmente ci dovrebbe essere dentro anche il verbale di sopralluogo, e ci sono soltanto due fotografie, una del cadavere, del volto del cadavere, e una della vittima da viva, che però è una fotografia che è una fotocopia di un fax. Comunque adesso andiamo alla stazione dei carabinieri di Ponte Curona, dove ci aspettano, che facciamo la riproduzione, la foto della foto dell'unica immagine che c'è del cadavere, e anche vediamo se la qualità del fax della foto inedita di lei da viva è di migliore qualità. Allora, siamo appena stati dai carabinieri e abbiamo riprodotto l'unica fotografia del cadavere, che ovviamente per ovvie ragioni non posso inserire in questo video, ma vi lascio un link in descrizione alla trasmissione televisiva Samarcanda del 1991, che troverete su Rai Play, che vi fa vedere non solo quella fotografia lì, ma anche un'altra, con un servizio appunto su questo caso. E adesso siamo in località Brugna, sulla scena del crimine, e ci stiamo aiutando con una planimetria, e qua la zona è cambiata, ora vi faccio vedere. Eccola qua, adesso Edoardo si sta incamminando dove la planimetria che abbiamo trovato dentro al fascicolo. Poi vediamola un po'. C'è molto vento e questa freccia indica dove è stato trovato il cadavere, e dovrebbe essere in questa direzione. Perché qua c'è quello che usavano per il magazzino, deposito. Secondo me giù di qua, proviamo a vedere. No, da questa parte non si va, non si va da nessuna parte, quindi proseguiamo di qua. Anche questo non era nella planimetria. C'è molto vento, vediamo se poi riusciamo anche a far volare il drone. Comunque dovrebbe essere Qua dietro. qua dietro, in questo punto. Quindi è di fianco alla casa? Dunque, dovrebbe essere la casa. Più o meno di fronte, un pochino spostato. È l'ultima.
è l'ultima parcella della. Si vede sicuramente meglio nelle fotografie che ho scattato nel 1997. Allora, dopo un'attenta disquisizione, siamo arrivati alla conclusione che l'albero dovrebbe essere quello qua dietro. Adesso ve lo inquadro meglio. Ecco qua. Perché dietro si trova la cascina abbandonata, che era abbandonata anche all'epoca ed era ritrovo di tossicodipendenti. Quindi la zona che stiamo vedendo è questa. Sì, dovrebbe essere questa. Allora l'albero è questo. Quindi hanno lasciato probabilmente la macchina su quella strada sterrata e poi si sono avventurati fino a quest'albero dove poi è stata rinvenuta. Sì, esatto, proprio quello dovrebbe essere. Poi teniamo presente che ce l'hanno anche confermato i carabinieri, che la causa della morte è sicuramente stata la posizione che aveva assunto legata e appesa in quel modo per le braccia, che l'ha soffocata. Quindi la calza di nylon che aveva intorno al collo non c'entra assolutamente nulla con la causa della morte. Nonostante siano passati più di 30 anni dal delitto, possiamo notare come la scena del crimine sia più o meno come all'epoca. Notiamo che c'è la ferrovia da un lato, che non poteva offrire certamente nessun tipo di testimonianza, e molte delle case che adesso si vedono abitate erano all'epoca facenti parte della fattoria abbandonata dei fratelli Curone, che adesso immagino siano deceduti per motivi anagrafici. Dall'altro lato c'è una variante della statale 10, quella che va fino a Torino, e da dove probabilmente provenivano l'assassino e la vittima. Adesso proviamo a fare la soggettiva di quello che loro possono aver fatto a piedi quella notte. Cioè, ritornare fino là? Sì, praticamente hanno fatto tutto questo passaggio a piedi. Laura probabilmente conosceva il suo assassino. Non è la prima volta che lo incontrava e si è lasciata convincere a farsi portare in questo posto da lui. Hanno abbandonato l'auto lì nello stradello sterrato e poi hanno percorso piano piano questo campo, che l'uomo che doveva essere con lei doveva conoscere abbastanza bene, magari perché conosceva i traffici, i giri di droga che c'erano all'interno della fattoria abbandonata. Poi sono arrivati qua all'albero, lui l'ha legata e probabilmente è successo qualcosa di forse di inaspettato per l'assassino. Forse questa volta l'ha legata diversamente rispetto ad altre volte. E Laura è morta, soffocata da quella posizione che non le ha lasciato scampo. Poi lui prende e se ne va nel panico e abbandona la borsa di Laura contenente tantissime cose, tutti i suoi effetti personali che erano veramente tanti, qui vicino alla proprietà. Da una sommaria lettura del fascicolo è emerso anche un personaggio molto particolare, molto strano, che non è mai uscito sulla stampa locale dell'epoca. Lo vedremo in una trasmissione dedicata a questo caso che faremo
in diretta prima dell'inizio della nuova stagione. Intanto fatemi sapere nei commenti qui sotto se vi ho annoiato con questo episodio di aggiornamento che magari è un po' troppo lungo. In questo modo potrei regolarmi in futuro per altri luoghi dove, di delitti che magari andrò a visitare. Nel frattempo quindi vi saluto e vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti!